Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Blair Witch. Siamo subito dopo l'inizio del gioco. Che cos'è Blair Witch? Beh, Blair Witch è stato sviluppato dagli stessi sviluppatori di Layers of Fear e parla di una sorta di remake di un vecchio Blair Witch uscito nel 99, se non mi ricordo male. E ne è uscito anche un film, che è un film fatto completamente con una videocamera, cioè con le riprese di una videocamera, un po' alla Outlast. E di cosa stiamo parlando? Stiamo parlando di una foresta e un bambino di 9 anni scomparso. Ora vi mostro come funziona. Col tasto Tab o con la rotella del mouse possiamo andare ad aprire lo zaino, il prendere in mano il telefono, quindi in alcuni punti dove il segnale c'è possiamo effettuare delle chiamate, vedere dei messaggi, ci sono anche i giochi, oppure possiamo andare a contattare la squadra di ricerca perché abbiamo chiesto di dare una mano anche noi. Siamo arrivati sul luogo, abbiamo guidato, abbiamo chiamato la nostra ex moglie che ci ha detto: "Ma cosa stai facendo? Beh, l'importante è che sei convinto di quello che fai." Arriviamo, troviamo un biglietto, troviamo una radio e entriamo. Non sappiamo perché, si parla di un fratello, siamo dei poliziotti con un passato travagliato. Abbiamo un cane con noi, un cane che potrebbe dare una grossa mano nella ricerca di questo bambino. Si parla anche di una strega che infesta questi luoghi e chi lo sa come si trasformerà questa avventura. Col tasto C possiamo chiamare il nostro fido compagno oppure, tenendolo premuto, possiamo andare a coccolarlo oppure a rimproverarlo o dirgli di mettersi alla ricerca di qualche traccia o di qualche oggetto da esplorare. Si parla tanto nell'ultimo periodo di riflessi dell'acqua, si parla tanto di riflessi sui vetri, di ray tracing, volendo, citando un gioco di cui si sta veramente parlando fin troppo, magari poi un giorno ve lo porterò, ma non si parla di questo. Poi uno può dire finché vuole, ma non è di qualità. A me comunque una cosa di questo tipo dà i brividi, ragazzi. Ok, il meteo non è dinamico, in questo momento siamo fermi così, però a me dà comunque immersività, mi piacciono tantissimo ambientazioni di questo tipo. Ci stiamo inoltrando nella foresta, siamo nelle retrovie perché la polizia, gli investigatori, i ricercatori sono già più avanti di noi e noi stiamo aiutando loro a non lasciare niente al caso, non lasciare niente diciamo trascurato, quindi riesaminiamo il luogo dove loro sono già passati. Vediamo dei nastri che erano stati tirati dalla polizia, non ci sono più. Il cane aveva già trovato qualcosina. Dobbiamo fare attenzione perché il gioco dovrebbe avere anche più finali. E ho letto che comunque il cane ha una sorta di sua psicologia e in pratica se lo lasceremo per troppo tempo da solo, poi lui reagirà in modo diverso e sarà più o meno fedele nei nostri confronti. Io a questo punto, vieni. L'abbiamo perso, lo richiamo. Andiamo avanti, poi mi farete sapere voi se volete magari un proseguo dell'avventura. Però generalmente queste sono avventure da vivere personalmente, e quindi non è che ha molto senso una serie dove io vi snocciolo tutta la storia. La cosa importante, cosa carina che hanno detto gli sviluppatori, è che una volta finito il gioco, rigiocarlo dopo aver visto il finale potrebbe essere una cosa comunque suggestiva. Sembrava una tagliola. Qua comunque noi avanziamo. Io per i boschi veramente sono veramente perso. Tra l'altro io sono un pirla perché mi sa che sto andando anche al contrario, sto andando nella direzione sbagliata. Mi sa che stiamo tornando dove eravamo prima. Comunque diamo un'occhiata, al massimo vi mostro una zona già vista, faccio anche una corsetta. No, però ci sono sempre più nastri della polizia qui, quindi non lo so. Diamo un'occhiata. Adesso io chiedo al cane di Dio! gli dico di Come venire qui. Ok, dimmi, dobbiamo fare attenzione anche a quello che ci dice.
quello che ci dice, quello che cerca, che fiuta, perché potrebbe essere molto importante. Quindi c'è un laghetto lì, sta già abbaiando. Il gioco lo sto facendo girare a dettaglio massimo e ho disattivato il bloom. L'effetto bloom di movimento, perché è veramente brutto, è veramente fastidioso per me, non mi è mai piaciuto il bloom di movimento, di sfocato. Niente, andiamo avanti e vediamo che cosa succede, cosa troviamo. Gioco che comunque include anche delle fasi action, graficamente mi piace molto. Come recensione ha preso... Ah, dimmi, andiamo. Ha preso dei buoni voti, comunque la media sull'8. Non so perché adesso su Steam abbia un voto nella media, sia partito con un voto basso, con un voto per lo più negativo. Tra l'altro io non capisco dove è andato il cane. Ok, sì, dai. Guidami perché tu ne sai più di me. Ovviamente il gioco non rimarrà questo walking simulator che sembra ora, ma diventerà comunque un incubo, questa avventura diventerà assolutamente un incubo per noi. Sei un bravo cane, quindi io ti due carezze te le darei ancora. Perché mi voglio parare un pochino le chiappe per le fasi più avanzate di gioco. Allora, ascoltami, mi hai trovato, stai vicino, perché io non so che cacchio abbia trovato. Comunque noi continuiamo e andiamo avanti. Ok, andiamo, esploriamo. Abbiamo trovato qualcosa. In questo caso possiamo vedere. Prendi. Eh sì, non possiamo andarci noi, quindi ce lo porterà il cane e poi vedi. Cosa hai trovato? Fammi un... il cappellino, è il cappellino del ragazzo. È lui. È lui. Bravo. Baltimore Crows. Eh It's sì, Peter's è cat. il suo. Good boy. We need to hurry. Can you follow the scent? Eh sì, direi che a questo punto annusa. Perché Come on, buddy. Sniff. lui è un cane da fiuto, quindi ci darà una grossa mano, Good credo. boy. Now show me. Ellis to base. I found Peter's cat. Well, great job, Ellis. Just stay where you are. Join up with you and keep searching from there. Ok, abbiamo comunicato la radio. Ci stanno trattando un po' come dei malati, così a impatto mio, eh. Cioè come, no, no, ok, vai avanti, no, aspettaci. Oh, cavoli, siamo caduti. Stiamo rotolando giù da una montagna? Allora, la grafica è bella, non è fotorealistica, però io la trovo molto bella. Devo trovare il bullet e il modo di tornare in cima. Mi sono anche fatto male. Mannaggia, mannaggia. Il gioco, per chi se lo stesse chiedendo, ma sicuramente sarete già andati a vedere, costa 29,99€. Scontato al lancio a 26 del 10% in pratica. Di 3€. Dove è andato il cane? Vabbè, andiamo, l'ambiente qua è molto grande, il mio senso dell'orientamento è molto scadente, però ci diamo un'occhiata intorno, perché il cane l'abbiamo perso, ma... No, di qua non si va, sento anche il battito che sta aumentando, ma... Oddio, non ancora, di cosa sta parlando? Lui dovrebbe avere, da quanto ho capito, una malattia. Un problema. Che adesso presumo si presenti. Perché. Non si può. Ma non ce la fai a salire da qui? È Calm down, Alice. Everything's tutto fine. nella tua It's all testa. Ah, in ok, fantastico. Oh, siamo svenuti. Abbiamo delle visioni, lo sapremo a brevissimo.
Bullet. Ok, no, forse ci stiamo riprendendo su queste bellissime foglie autunnali. Ok, il cane è lui. Ok, ok, è tornato. L'abbiamo trovato. Sì, è un gioco da vivere, un'esperienza. Bravo. Non andartene più così, bello, d'accordo? Sì, ok, bravo. Ah, non vuoi le carezze, vuoi che ti seguiamo. Ok, ti seguo allora. Andiamo. Siamo su, abbiamo fatto un gran capitombolo dalla collina, ma... siamo... ok, beh, ho fatto molto bene però la foresta veramente... oddio, aspetta! Abbiamo un messaggio. Vediamo che cosa succede. Ci ha chiamato Jess adesso? Mannaggia. Albrica, Jess. Ah, no! Segnale assente. Posso chiamare la segreteria? No, dobbiamo tornare in un punto dove prende. Ma sta anche diventando buio. Mannaggia. Dov'è che prende? Telefono. Aspetta, aspettami! No, non prende. Niente, beh, c'è un messaggio in segreteria. Andiamo, sta diventando buio, quindi devo prendere la torcia. Ok. E andiamo. Scusatemi i silenzi, ma ovviamente non è un gioco in cui io posso continuamente parlare, perché ci deve essere anche un po' di atmosfera. Ok, io il cane ti sto seguendo, quindi non ti posso accarezzare se ti sto seguendo, però io sappi che voglio trattarti benissimo perché voglio un finale buono della storia, se possibile. Sì, però vorrei che arrivassimo in un punto dove prende il cellulare. E quindi... dai, sei stato bravo. Sì, ok, ce la facciamo. Vabbè, vado io, eh. Ce la fai? Sì, ottimizzato un po' così, però va bene. Poi, Leia Sofia, degli stessi sviluppatori di Blair Witch, di questo gioco. Beh, mi è piaciuto, l'ho finito. Un po' troppo astratto, forse, un po' troppo criptico, un po' così. Però, senz'altro interessante. Allora, abbiamo trovato... ciao bel cane, abbiamo trovato una tenda molto interessante, un campeggio, abbiamo trovato, eccola qui, entriamo in possesso di quella che sarà un po' la Outlast, la nostra fine, perché usando questa vedremo di quelle cose, credo che, quindi vediamo un po' cosa sta riprendendo, un po'. Alice, forse dovresti... siamo noi, Alice. Quello di cui hai bisogno è un aiuto. Ma quest'anno non dovrebbe essere la nostra ex moglie. Yes. Se dovresti... avrei potuto farcela. Oh. Vediamo un po' cosa succede. Questo è un po' preso da lei e Sofia. I mobili sono gli stessi. Jesus Christ, Alice. Do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. A sick little puppy for you to look after. Sì, non so se abbiamo qualcosa di serio effettivamente. Però. Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Well, yeah, there it is. There it is. I hope you can figure it out, Ellis. I hope you can finally forgive yourself. Oddio, cosa abbiamo fatto? Cosa abbiamo combinato? Ah, ok, l'abbiamo allontanata, lei se n'è andata. Vabbè, nostra ex moglie, quindi a sto punto. Sta arrivando la polizia. C'è la televisione che ci mostra un messaggio in arrivo sul telefono. E noi abbiamo una pistola in mano. Che cacchio abbiamo combinato? Sì, un uomo. Mannaggia.
Io non voglio spoilerarvi troppo, quindi non continueremo ancora a lungo. Salvo non arrivino 100 mi piace, 50 messaggi, continua, vogliamo vedere la fine. Allora, in quel caso è un altro discorso, però. Sir, I can't. Oh, you got something else going on right now? Just take the dead. Lui ci dà lo sceriffo ci dà il cane. Oddio. Il gioco va giocato con le cuffie, eh? Quello ve lo dicono gli sviluppatori e confermo. Sono svenuto, ok, per ancora una volta siamo andati giù, dai, ti lunghi e tirati, come si dice. Ok, ci siamo risvegliati, abbiamo di fronte a noi che cosa? Una bambola, ne avevamo già trovata una prima, all'entrata della foresta. Quindi, vabbè, un altro indizio, insomma. Poi, dov'è il cane? Eccolo qui. Oh, ecco nuovamente la telecamera. A questo punto la telecamera dovrebbe permetterci di manipolare la realtà. Guardiamo, c'è una cassetta dentro, a questo punto guardiamola. Ok, registrazione rossa permette di manipolare la realtà. Vediamo subito. Ah, ok, c'è la possibilità di mettere in pausa quello spazio, di andare avanti con D, di andare avanti piano. No, ma io voglio andare spazio. C'è un tizio che sta manipolando qualcosa. Boh. Si può tornare indietro? Ok, vediamo. Alt. Che cos'ha in mano? La. Ah, VS si va avanti, ok. No. Sta manipolando. Ah, una macchina da polizia. Ok. Sembrerebbe una macchina da polizia per bambini? Sì, è una macchinina. Allora, lui è un bambino. È lui, potrebbe essere il ragazzino che stiamo perdendo. Non ha il cappello, però sembra vestito come... Ok, direi che potrebbe essere un indizio. Adesso proviamo a vedere se nello zaino abbiamo un'immagine. Vuol dire tutto e niente. Foto di Peter. Potrebbe essere il cappello, potrebbe essere quello. Però niente. Ok, cane. Scusi cane, adesso io le do due carezze. You know what? I'm really glad Lanning put us together. No, bello, gli effetti di luce mi piacciono, benché non faccia gridare al capolavoro. Allora, stammi vicino, che adesso andiamo. C'è una tenda qua, ma non la vedo più, quindi noi proseguiamo. Cacchio, vai. Continuiamo e vediamo. Anche se il rischio di tornare indietro è abbastanza concreto. Oh, il cane? Cagnolo? Ok, fai una cosa. Ah, ma ha portato qualcosa, cos'è? Gelato liofilizzato. Jessen andava matta, ci rimase così male. Quando le dissi che nello spazio non lo mangiavano per davvero. No, il cioccolato fa male ai cani. Mi spiace, lo metto via io. Me lo pappo io. Ok, e a sto punto abbiamo perso completamente l'orientamento perché non sapevo... Cos'è quello? È solo un ramo fatto un po' così. Lui comunque continua a cercare. Andiamo avanti. Spero non si scarichi la torcia. Forse dovevamo usare la telecamera? Ma adesso voglio dare un'occhiata se prende, no, il segnale non prende. Abbiamo anche messo la moglie come sfondo. Il gioco è ambientato nel 96, quindi è normale che ci sia un telefono di quel tipo lì. Anche se in realtà secondo me nel 96 non c'era quel tipo di telefono con quello sfondo, quindi meno quei giochi comunque. Bello, bello comunque anche il fatto di puntare gli alberi, di... Allora, fai una cosa. Cerca. Dai, cerca qualcosa.
Io ti seguo. You got nothing? Ah, qua si va giù. How did we end up back here? Come abbiamo fatto finire di nuovo qui. Però siamo nella tenda, quindi ottimo. Un foglio. Diamo un'occhiata. Ok, manuale operativo. Ok, manuale operativo per il pazzo furioso. Ok, per il cacciatore. Va bene. Aspetta un po'. Sembra danneggiato ma piuttosto nuovo. È una tenda da bambini di 9 anni. Riuscirebbe a montare da solo. Non è una tenda che un bambino riuscirebbe a montare da solo. Quindi non, l'idea di dormire qui la abbandoniamo. Però c'è qualcosa tra i rifiuti che mi vuoi far vedere? No, una scatola. Però comunque c'è una cura del particolare veramente bella, perché non sono neanche buttati lì così gli oggetti. Quindi una gomma. Non è male, non è male. Cosa hai trovato? Niente. Sì. Bravo cane, bravo, bravo. Vieni qua. Chi è un bravo cane? Chi è un bravo cane? La torcia intanto non so dove me la sono messa, però. Non c'è niente qui. Si va su? No, siamo venuti giù però da qui. No, no, andiamo su, andiamo su, andiamo su. Allora. Sì, non credo l'ambientazione sia enorme, però abbastanza da perdermi. Abbastanza da perdermi, perché poi questa foresta diventerà un incubo per noi. E io non voglio anticipare nulla. Non voglio mostrare niente di troppo. Questo, siamo tornati di nuovo qui. Quindi era proprio la direzione sbagliata quella che abbiamo preso. Sicuramente adesso stiamo tornando verso la tenda, perché come ho già detto il mio senso dell'orientamento è veramente qualcosa di scandaloso, imbarazzante. E qua si continua a scendere, ma mi pare che comunque qua ci siamo già stati prima. Quasi sicuramente. Ok, di qua dove si va? Tutto chiuso qua. Si va di qua. Sì, poi vabbè, si passa attraverso rami, attraverso queste cose. Non c'è una vera e propria interazione. Però diciamo che... Ah, ecco, ho trovato qualcosa. Una tagliola, ecco, la famosa tagliola che avevo creduto di aver visto prima. Cosa mi hai portato? Niente, volevo dare un'occhiata alla tagliola. Metterci dentro la testa. Se io mi metto sopra... No, non mi scatta. No, infatti, ho detto... Mamma mia, l'acqua qua. Intanto si vedono che comunque le gambe. Allora ragazzi, arriviamo alle conclusioni. Il gioco non è per tutti. Dovete essere degli appassionati di, vabbè, Blair Witch, perché no, dei film. Mi hanno fatto un remake del precedente gioco, o comunque in generale di tematiche di questo tipo. A me piace molto perché, guarda caso, sto leggendo un libro, ma proprio per caso, che parla proprio di uno scomparso durante un team building aziendale in una foresta, e ci sono in corso le ricerche. Quindi è proprio capitato fagiolo questo gioco. È un caso, perché ho iniziato il libro proprio per conto mio, senza sapere nulla. E se vi piace comunque il discorso dell'investigazione, l'horror, cose paranormali, perché si parla comunque della strega di The Witch, la strega di Blair. E se vi piace l'horror, vi piacciono i salti, vi piacciono queste trame abbastanza criptiche, perché comunque prende un pochino anche del layer Sofia, cioè non spiega tutto, non sappiamo che malattia abbia, cosa abbia combinato con la moglie, quale sia stata la cavolata che ha, appunto, e poi che patologia soffre il personaggio. E siamo tornati di nuovo alla tenda, e soprattutto di che cosa soffra, cioè di, e soprattutto dove si è finito il ragazzino. Quindi potrebbe essere interessante svilupparlo, questo gioco, andare avanti, ma ovviamente io non voglio spoilerarvi nulla. Abbiamo visto come sono fatti bene i raggi di luce nella foresta, come è bella immersiva, come l'audio, come la notte, come si gira con la torcia, e soprattutto stiamo ancora cercando
il segnale per rispondere al telefono, ma probabilmente non lo sapremo mai. Oddio, di solito il cane abbaia quando ci sono dei pericoli. Quindi c'è questo coso qui che farebbe paura a chiunque, appeso così. Distruggi. È il simbolo della strega e dentro c'è qualcosa, c'è Olga. Ok, il cane... Oh, aspetta, vieni qua che in questo caso ne hai proprio bisogno perché ti sei preso male. Quindi quello lì è il simbolo della strega, quella stella fatta con i legnetti, che si vede anche nel logo del gioco. Quindi ora abbiamo un mistero, abbiamo trovato una foto con scritto Olga. E adesso chissà che cavolo succederà. Poi ovviamente vi faccio quest'ultima riflessione prima di chiudere. Ovviamente potete leggere la recensione, vedere le video recensioni che vi spiegano, vi tirano fuori tutto quello che il gioco ha da offrire, vi dicono i punti negativi. Ma io credo che un'esperienza del genere vada vissuta. È inutile dire, è il gioco che quando ti fa ricevere il segnale devi usarlo il più possibile, ricevi dei messaggi di continuo. È ovvio che tu hai voglia di andare a leggere i messaggi, di cercare il segnale. È ovvio che ti giochi in quei momenti lì, ti mandi i messaggi, ti snoccioli tutta la storia. Quindi è inutile anche che vadano a criticare queste cose. Cioè, per me è assurdo il discorso delle recensioni che comunque ti fanno passare la voglia di giocare perché ti dicono ecco cosa va, cosa non va. No, ok, io vi dico, questo è un gioco horror basato su comunque un mistero, una strega, una tematica, uno stile di gioco, uno stile di tematica, un po' come si parla, che so, del cyberpunk, piuttosto dello steampunk, i vampiri. Qua si parla di foreste, persone scomparse e eventi sovrannaturali, torcia, telecamera, Outlast style. E se vi piace lo giocate, vi vivete l'esperienza. Non è che una recensione vi dice guardate, nel gioco non troverete mai questo, questo, questo e dovete fare ripetutamente questo, questo, questo. Non ha senso dal mio punto di vista. Stiamo girando in tondo, sì, me ne sono accorto anch'io, non preoccuparti, perché magari è anche voluta questa cosa. Comunque se io vado su di qua finisco dove ho finito prima, quindi senso d'orientamento 2 in 0. Ragazzi, io attendo impaziente un vostro parere su questo gioco, spero di avervi mostrato comunque un po' di cose e noi ci sentiamo al prossimo video gameplay. Alla prossima ragazzi, ciao ciao.